Ragazzi, forza Viola, sono tornato ora dallo stadio. Che vi devo dire? Cosa vi dovrei dire? Il titolo di ieri era ritrovare il gol. Il gol si è ritrovato, ma se ne è ritrovato uno dopo che... Vabbè, lasciamo perdere l'arbitro. Un arbitro così imbarazzante, ragazzi, non me lo ricordavo. Però, ragazzi, noi siamo gli unici che riescono a fare al limite dell'area di rigore 67 passaggi senza mai tirare in porta. Cioè, ragazzi, è una cosa che io non concepisco. Non concepisco. Non concepisco. E con questo spirito noi dovremmo andare in Conference League giovedì col Victoria Plzeň, che ha una difesa massiccia, che fa della parte difensiva la sua arma migliore. Ma com'è possibile che non si calci mai in porta? È una cosa incredibile, ragazzi. Ma passaggi su passaggi su passaggi. Ma calcia in porta, non si sa mai, magari uno la spizza, la tocca, mette fuori casa il portiere. Io una roba assurda, ragazzi. Una roba assurda. Io che cosa vi devo dire? Che cosa vi devo dire? È un video che non so nemmeno io cosa dire. Perché alla fine, se ci pensiamo, si è attaccato. Perché non si può dire che la Fiorentina non abbia attaccato. La Fiorentina ha attaccato. Ma attacca male, attacca senza idee. Cioè, non mi è sembrato un Genoa impossibile da battere. Mi sembra un Genoa che per certi versi ha giocato a alti e bassi, ogni tanto ti colpiva in contropiede, ogni tanto provava a impostare. Tra l'altro Gudmundsson aveva iniziato molto bene la partita, poi secondo me piano piano è andato a calare, però devo dire che è un giocatore di un certo livello, Gudmundsson, al di là del gol segnato su calcio di rigore. Però ecco, oggi era anche una partita di vedere Gilardino. Cioè, ragazzi, ma veramente vogliamo Gilardino sulla panchina della Fiorentina? Cioè, siamo seri? Perché non mi sembra che il Genoa abbia fatto grandissime cose. Non mi sembra minimamente che il Genoa abbia fatto grandissime cose. Siamo noi che gli abbiamo permesso di portare a casa un punto. Siamo noi che gli abbiamo permesso di portare a casa un punto, ragazzi. Ma è possibile che non si calci in porta? Non si tira in porta. Ci sa paura di calciare in porta. Non si batte un calcio d'angolo bene. Non si batte una punizione con uno schema. No, nulla, nada, nisba, niente. Cioè, proprio è tutto un fraseggio. Ragazzi, a un certo punto io ero allo stadio, quindi a sto giro l'ho vissuto anche dallo stress da tifoso proprio lì a 100 metri dal campo. Ragazzi, a un certo punto ti viene proprio il nervoso. Quando cominci a vedere il passaggio. E il ripassaggio. E poi, no, torno indietro. E poi aspetta, no, e torno indietro. Ci si è avuto almeno 5-6 occasioni in cui si poteva allargare il gioco, fare una diagonale in attacco, mettendo in difficoltà la difesa del Genoa. No, passaggio orizzontale al compagno accanto, passaggio orizzontale a parte, poi al difensore, poi in avanti. Nico è entrato, ma non ha minimamente cambiato l'inerzia del mezzo. Anzi, secondo me mi sembra un Nico impacciato, un Nico che non salta più l'uomo. Cioè, io veramente. Mi è piaciuto Parisi. Cioè, questo Parisi mette. Questo Parisi. Cioè, come fa questo Biraghi a mettere in panchina questo Parisi? Io me lo spiego. Non me lo spiego, ragazzi. Sicuramente togliendo Biraghi togli un giocatore che sa abbattere i calci di punizione. Gli angoli, lasciamo perdere. Ma il calcio di punizione si abbatte. Sicuramente stasera si è visto. Perché ci ha avuto tre punizioni interessanti. Uno se ne è battuta una nel modo corretto. Una. Stasera non c'è stata sfortuna della Fiorentina, stasera non c'è stato nessun tiro in porta della Fiorentina. E sono contento per Iconè che comunque sul cross, se non sbaglio, di Jack Bonaventura, che al di là di tutto secondo me ha fatto una buona prestazione, e ovviamente l'ha risparmiato per giovedì perché a un certo punto l'ha tolto. Iconè finalmente ha fatto un'incursione da esterno e l'ha buttata in porta. Finalmente, un movimento giusto, un movimento corretto. Però ragazzi, veramente bisogna arrivare a creare 10.000 palle gol per farne una. Per farne una. È questo che non capisco. Si va avanti e indietro, indietro, avanti, indietro, avanti e non si calcia in porta. Cioè, veramente, il titolo di questo video è Non si tira in porta. Ragazzi, perché noi non tiriamo in porta. È la realtà dei fatti. E come fai a vincere le partite se non calci in porta? Ragazzi, per fare gol bisogna tirare in porta. Non c'è altro modo. Devi fare il gioco per arrivare, ma poi devi calciare. Parisi la ripassa, Mandragora la ripassa a Parisi, Parisi a Gonzalez, Gonzalez a Parisi, Parisi a Kwame, Kwame a Parisi. Oh, ma uno che si gira e prova a tirare. La tiri alle stelle? La ribattono? Cavolo, però hai tirato. No, è tutto un... Poi niente, nada, perché poi alla fine, dopo che hai fatto il settimo passaggio, uno e te la ruba e partano tutti in contropiede. Poi,
Genoa non è stato pericolosissimo, a parte un altro calcio di rigore fischiato inesistente, meno male c'è il VAR, quest'arbitro comunque, poi quest'arbitro ha dato dei vantaggi alla Fiorentina, ragazzi, roba da pazzi. Il vantaggio si dà quando il pallone è in avanti, cioè hai la protezione dell'azione in avanti. Questo dava il vantaggio perché la Fiorentina recuperava palla all'indietro. Non ha fischiato dei falli, non ha ammonito dei giocatori, cioè un arbitro scandaloso. 4, l'arbitro proprio 4, chi gli dà sufficienza, ragazzi, parliamone. 4, non ne è azzeccata una stasera. Poi fatemi dire due cose sul gatto Sottil, perché ragazzi, ma come si fa uno che, cioè, questo è talmente impegnato a curarsi la barba, a farsi il gel, il collettino e si dimentica di allacciarsi gli scarpini. Cioè, capito? Questo si dimentica di allacciarsi gli scarpini, ma come tu fai? Vuol dire veramente non esserci con la testa. Poi quando era il momento della sostituzione ha fatto anche. Boh, ma. Ma perché volevi giocare ancora? Volevi giocare ancora? Non ti ha fatto nulla. 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 E Koné non mi è dispiaciuto sotto tanti punti di vista. Poi è sempre il solito Koné che ogni tanto anche lui un si ricorda. Poi si è giocato con Kwame avanti perché Nzola, ragazzi, nonostante questo non giochi, riesce ad avere un affaticamento muscolare. Cioè, ragazzi, comunque stasera c'è poco da salvare, c'è da salvare il fatto che ti ha fatto un punto, ma con tutte le altre partite, e il Napoli ha pareggiato, il Milan ha pareggiato, il Torino mi sembra ha pareggiato, ha perso con la Juve, il Bologna aveva pareggiato, cioè avevi la possibilità veramente di mettere 3 punti importanti contro un Genoa che non era irresistibile, e alla fine tu esci con 1-1 e ti ha fatto un tiro in porta, in tutta, no, 2 tiri in porta, uno di Koné, passaggio ai portiere nel primo tempo e il colpo di testa di Koné. Ma si può giocare in questa maniera per 96 minuti così, con 2 tiri nello specchio della porta avversaria? No, non si può, non si può, non si può. Ci si vede domani, nel giorno dopo. Forza Viola, è testa giovedì, ragazzi, testa giovedì, perché giovedì voglio. Giovedì bisogna passare il turno, non c'è cazzi. Ciao.